C'è una produzione poetica che a me sembra eccessiva, soprattutto mi sembra eccessivo chiamare poesie molte cose che vengono scritte solo perché si dà loro una forma in versi, si va a capo o si cerca una rima. Mi chiedo spesso, ma abbiamo ancora bisogno di poesie, ma lo stesso discorso si potrebbe anche espandere alla scrittura, ai racconti, non so, alla pittura. Abbiamo ancora bisogno di altri quadri, dopo tutto quello che è stato prodotto, che è stato fatto. Abbiamo ancora bisogno di poesie, dopo tutto quello che è stato scritto, dopo quello che ci hanno lasciato i grandi poeti. Perché poi spesso ci si trova di fronte a poesie e ci si chiede cosa voleva dire, cosa mi resta di quello che ho letto. A volte sono una suggestione, perché io trovo che dietro molte cose, molte poesie, ma anche molta arte, quello che manca è il pensiero, un pensiero forte. Insomma, secondo me non c'è una vera poesia se non c'è dietro un pensiero forte che la guida, un'idea forte, un pensiero che convinca. E poi la forma, ovviamente, che deve tradurre quel pensiero, che deve dargli una veste, quindi la parola giusta al momento giusto, quella che condensa, quella che scava, quella che lascia intravedere quella che suggestiona, ma retta sempre da un pensiero, da un'idea, insomma. È quello che per me è stato Montale, come è stata anche la Zimborska, come è stato Ungaretti, insomma, come anche Pascoli, come sono stati i grandi poeti. Insomma. Spesso invece, come dire, si confonde tra la gente, insomma, non dico tra i poeti veri, ma si confonde tra chi scrive o vorrebbe scrivere poesia, insomma, il fatto di mettere insieme alcune immagini retoriche, magari molto suggestive, alcune rime, e si cerca di dare a questi il nome di poesia. E allora si sentono delle letture, si leggono dei versi, che però ci lasciano indifferenti, insomma, no, non ci dicono niente. E allora la domanda serve ancora? È ancora attuale, insomma, c'è bisogno di poesia? Verrebbe da rispondere di no, non ne abbiamo più bisogno, quello che è stato scritto ci basta. Mi viene in mente a questo proposito un altro concetto, no? Come sia difficile poi scrivere, l'idea del foglio bianco, no? Che presuppone, come dice qualcuno, che dietro quel foglio ci sia già tutto quello che è stato detto e che è stato scritto. E quindi l'idea, no? Questa paura, questa angoscia del foglio bianco che si nasconde dietro questo presupposto, insomma, no, se è stato già scritto tutto, come posso io dire ancora qualcosa di nuovo? No? E allora l'unico modo per vincere questa paura è quella di fare in modo che questo foglio non sia più bianco. Qualcuno diceva vedova, rispetto alla tela, ti faceva con uno spazzolone un colpo, insomma, no? Lasciava un segno, in modo tale che questa tela non fosse più vuota, che si dischiudesse, che si aprisse questa paura, questa angoscia della tela bianca, per cui insomma qualcuno trovasse la forza, il coraggio di dire la sua, anche se presupponeva che tutto fosse già stato detto. Ritornando alla questione iniziale, sì, ogni tanto viene da dire che non ci sarebbe più bisogno
di poesia, che tutto è già stato scritto, finché magari non si trova, non ci si imbatte, magari casualmente, come è successo a me questa mattina, di imbattermi in un poeta di cui avevo già sentito fare il nome, ma casualmente, che poi non mi ero andato a vedere, insomma, no? Come una promessa, ma non solo una promessa, ma anche una realtà della poesia friulana. E ne avevo sentito parlare appunto da un friulano, insomma, che lo accostava anche a Pasolini da questo punto di vista. E comunque poi non avevo fatto subito l'operazione di andarlo a leggere, ma mi è capitato stamattina di imbattermi in una sua poesia. E allora è come quando c'è una rivelazione, insomma, no? Ti scopre dietro questa poesia un poeta. Si sente il pensiero e si sente questo modo di dirlo, di esprimere questo pensiero che è in perfetta armonia con quello che viene detto. La profondità di questo mondo e che quindi ti commuove, ti prende. E allora ti accorgi come la poesia sia una realtà di cui abbiamo necessità, perché è un qualcosa che riesce anche a commuoverci, a fare intuire delle verità, a dirle, anche se le intuiamo, poi a esprimerle, a mostrarcele vere, reali, che sono là, insomma, date attraverso le parole. Quindi poi il suono delle parole, questo modo di dire, di raccontare, musica, musica attraverso le parole. E quindi di vincere anche il silenzio, quel silenzio che non ci permette di esprimere quello che vorremmo dire, quello che abbiamo dentro, ma che non riusciamo spesso a dire, e che quindi abbiamo bisogno di sentir dire da qualcun altro, perché dice quello che vorremmo dire noi e non ne siamo capaci. Allora, questo poeta che mi è capitato stamattina di scoprire, insomma, quindi di leggere qualcosa di suo, e mi è venuto voglia anche immediatamente di leggerlo e quindi di postare qualche poesia sua, così come io la sento, come ho cercato di rendere il mio modo di sentire questa poesia. E quindi di proiettarmi anche in questa poesia. Mi fermo qui per dire che non vorrei entrare nella poetica, insomma, se vi viene voglia, cercate di andarvi a leggere qualcosa e a entrare in questa poetica, insomma, no? Di questo personaggio. È un compito vostro, insomma. A me basta dare la suggestione. Mi basta creare la curiosità. Sapere che questo poeta esiste è anche relativamente giovane, insomma, quindi un poeta contemporaneo con il quale si può venire anche a contatto, insomma, dal quale è possibile aspettarsi sempre qualcosa di nuovo, come dire, la possibilità di accorgersi dei poeti quando ci sono, non quando ce li ricordiamo perché sono già morti e sono stati. Un poeta che secondo me è un grande poeta, da quello che ho letto, contemporaneo, nostro vicino. La curiosità. Ascoltatelo e magari scrivete cosa ne pensate. Buona giornata.